Non so se ha letto, diciamo, questo documento firmato da 9 epidemiologi che sancisce la ridotta capacità infettiva del virus, la ridotta capacità infettiva, ma anche la carica, diciamo, virale, che sarebbe la spiegazione per cui infetta meno. E oggi il suo collega Donato Greco dice che nelle zone a basso rischio si dovrebbero aggiornare le misure di contrasto all'epidemia, semplifico per chi ci segue da casa. Lui dice: beh, in zone dove il virus ha girato poco, pochissimo, non ha più senso a questo punto andare in giro con la mascherina. Lei è d'accordo che si dovrebbero prendere misure, diciamo, specifiche in base all'area geografica? Eccome Questo è un qualcosa che è stato lungamente dibattuto. Lei ricorderà se si no. dovevano aprire alcune regioni prima, altre regioni dopo. Mi permetta di dire, una grandissima stima di Donato Greco, che tra l'altro, se ci sta ascoltando, saluto, e tra l'altro lui era parte anche dell'epidemia, del controllo dell'epidemia di Ebola in Uganda, a Gulu, quindi è una persona di grandissima conoscenza sul campo, di grandissima esperienza. Io non voglio dissentire da lui, perché ovviamente in questi casi non è che nessuno ha la verità in tasca. Parlando, sentivo prima il professor Lopalco che parlava in modo molto corretto di prevenzione, cioè in questo momento, al di là di quello che è la situazione, se il virus ce n'è di più, ce n'è di Il meno, se punto vero è circola, non individuare i circola. focolai, questo mi Individuare i sta focolai, dicendo. ma anche sapere che, mi ripeto quello che ieri ho detto della frase del direttore del Robert Koch Institute di Berlino: se al virus gli dai una chance, Se lui la se la prende. piglia. Ora, credo che sia prudente, almeno in questa fase, mantenere delle misure, poi quanto rigorose, tanto poco, sarà magari visto, ma io le manterrei su Su tutto il tutto il territorio territorio nazionale. nazionale. Chiarissimo.